Il professore ha deciso di stabilirsi qui. Anche adesso. Sono già 2 ore che il tè è pronto e loro sono andati a passeggio. Arrivano! È pronto il tè! È diventato bene! Sì, mamma! Ricordati l'opuscolo 57! Sì, mamma. Arrivano! La stagione teatrale a Cortona si è conclusa in grande stile con la drammaturgia russa sul palco del Teatro Signorelli in scena Ziovania, opera di Chekhov con l'adattamento e la regia di Roberto Valerio. Lo spettacolo era in programma nella stagione 2020-2021, poi falcidiata dalla pandemia, ed oggi torna in scena con un significato particolare. Abbiamo voluto omaggiare anche la grande letteratura russa e non allontanandoci dai grandi della letteratura proprio di questo paese, nonostante condanniamo apertamente tutto quello che sta succedendo nella guerra in Ucraina. In scena Giuseppe Cederna e Vanessa Gravina per uno dei grandi classici della drammaturgia. A questo punto però resto fino a domani, almeno dormo in pace per una notte. In una tenuta di campagna c'è dunque una tavola apparecchiata per il tè sotto ad un vecchio pioppo. L'atmosfera serena e tranquilla non rispecchia però il tumulto disordinato dei cuori. È un testo che parla di crisi, di dolori, di gioie, di illusioni e di fallimenti umani che ancora adesso anche i ragazzi giovani sentono molto attuali. Il caso ha voluto che ci trovassimo proprio in mezzo a questa vicenda. Ecco che allora alcune frasi che noi diciamo, che dice ad esempio il mio personaggio, che a un certo punto accusa gli umani, dice una cosa molto bella, dice: in tutti voi domina il demone della distruzione, non avete pietà né dei boschi né degli uccelli né delle donne, cioè tutto... Boschi, uccelli, donne, cioè racconta il pianeta, racconta la distruttività dell'uomo. In questo momento suona fortissimo.